Andare a un concerto non è semplicemente spostarsi per poter ascoltare musica dal vivo. Ci sono due modi per viversi i concerti. Puoi andarci una volta, uscire dal luogo dell'evento e pensare: ma chi me l'ha fatto fare? Da ora in poi mi ascolto la musica solo su Spotify. Oppure riesci a vivertelo in tutte le sue sfaccettature e cominci il conto alla rovescia in attesa del prossimo a cui andrai. La concezione di concerto a 360 gradi non è facile da cogliere, dipende anche dal tipo di evento a cui si assiste. Chiaro che tutto il discorso che andrò a farvi non potrà essere applicato a un concerto dei Queen o di Tiziano Ferro. Comunque, andare a un concerto, nel mio caso, comprende anche un viaggio, spesso lungo ore. Quest'estate sono andata a un evento dell'artista che apprezzo di più in assoluto, Michele Bravi, a Riccione. Non avevo ancora la patente, dovevo andarci in treno. Ma io non abito a Milano, dove i Frecciarossa ti portano dalla parte opposta d'Italia in tempo zero. Io abito a Pietraligure, dove devi sperare che i regionali si fermino per farti salire. Quindi ho preso coraggio e mi sono fatta queste 8 ore di treno, cambi e tempi di coincidenza inclusi. Qual è stato l'aspetto positivo? In 2 giorni, andata e ritorno, ho fatto un giro a Milano, poi a Bologna. Poi ho visitato anche bene per la prima volta Riccione, mi sono fatto un giro per i parchi di Rimini e poi ho fatto anche un salto a Torino, per non farci mancare nulla. Ai concerti fai anche conoscenza. Puoi incontrare persone che rimarranno nella tua vita per molti anni. 3 delle mie amicizie più solide sono nate proprio così. Chiaramente sono rapporti coltivati a distanza, quindi concernono dei limiti, ma con queste 3 persone condivido non solo la passione per un determinato cantante, ma mi ci trovo su moltissimi aspetti. Tant'è vero che, quando c'è possibilità, ci organizziamo per vederci anche senza un evento in programma. Non tutti gli show, però, sono strutturati allo stesso modo. In base al genere dell'autore che vai a sentire, potresti trovarti seduto su una poltroncina a un live acustico commovente o in piedi, in mezzo alla calca, saltando, pogando e cantando a squarciagola. Sono stata a un festival una volta, chiamato Goa Boa nel 2018, ed ero andata principalmente per Motta, un artista indie. Durante questo festival si esibirono tanti altri artisti, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari, che avevo sentito solo ogni tanto di sfuggita alla radio. Durante la loro esibizione ho cambiato completamente idea su di loro, passando dal considerarli lo stato sociale 2.0 a «Wow, quanto sono forti questi!». Questo perché, a differenza di molti altri artisti che salgono sul palco solo per cantare e per farsi acclamare, loro hanno saputo coinvolgere il pubblico, facendosi apprezzare anche da chi non li aveva mai ascoltati. Introducevano i loro pezzi spiegandone la storia, tant'è che oggi uno di quei pezzi che ho sentito per la prima volta dal vivo me lo sono tatuata. Fondamentale è anche il tipo di artista che vai a sentire. C'è chi si esibisce per il gusto di sentirsi famoso, per poi fuggire a fine evento su una macchina a vetri oscurati. C'è chi, invece, va oltre al motivo per il quale viene pagato. Quella stessa sera, al Goa Boa, ho avuto il piacere di bermi una birra insieme ad alcuni dei PTN, complimentandomi direttamente per lo show e scambiando con loro considerazioni su altri artisti. Nel 2019, invece, sono stata a Ivrea per sentire i The Jab, un gruppo semisconosciuto dal talento, secondo me, poco riconosciuto. Dopo il live, io e la mia amica con cui ero siamo andate a mangiare con loro e con altri loro amici, insieme anche a un altro artista che ha condiviso con me la sua esperienza al programma di Amici. A quel punto abbiamo passato tutta la sera tra una birra e musica dal vivo, ascoltando gli altri artisti in programma per la serata. In questo terribile contesto di Covid, l'aspetto dei concerti è sicuramente quello che sto patendo di più, ma sono sicura che presto torneremo alla normalità, o almeno alla pseudo-normalità di quest'estate che mi ha permesso di andare a Riccione.